Click! Ben ritrovati miei cari avventori dell'Usciona Barcaccio. Questa mattina facciamo un recap di calciomercato perché ci sono veramente tante novità da snocciolare che sono emerse in queste 24 ore. Pertanto, prima di iniziare, clic tasto rosso, iscriviti all'Usciona Barcaccio, condividi e supporta questo luogo con tutti i tuoi amici di Fede Rosso Blu e digli finalmente qualcuno che parla del Bologna senza peli sulla lingua e senza storytelling, e lascia sempre un mi piacino ai video dell'Usciona Barcaccio. Allora, partiamo dicendo l'ovvietà, ossia che il Bologna nella giornata di ieri ha ufficializzato, o di ieri l'altro, adesso poco importa, ha ufficializzato sopra il proprio sito ufficiale l'acquisto di Adama Soumaré. Quindi Adama Soumaré è ufficialmente, come tra l'altro avevamo raccontato nei giorni scorsi, un giocatore sì in prestito con diritto di riscatto a 2 milioni di euro, ma a tutti gli effetti oggi un giocatore del Bologna. Quindi benvenuto ad Adama Soumaré, speriamo che possa essere un acquisto utile quantomeno. Però non è l'unica novità che c'è sul fronte Bologna, in quanto a quanto pare, a quanto si evince dai giornali e non solo, poiché nella nottata mi è squillato il mio telefono, quello che fa aria fredda, ed era Di Marzio. Di Marzio che mi ha chiamato e ha detto: occhio l'Usciona, che ci sono delle cose che devi sapere. La prima tra le quali, Svanberg, il nostro Mattias Svanberg, il nostro mediano, uno dei giocatori, diciamo, più azzeccati tra quelli comprati in questo scorcio di anni di questa dirigenza, sarebbe a quanto pare sul punto di uscire a giugno, quindi lo si sta trattando adesso, ma l'opzione è poi di cederlo a giugno, e appunto il Milan di Paolo Maldini è interessato all'acquisto per giugno di Mattias Svanberg. Questa è la fonte che dice Di Marzio, e sappiamo che Di Marzio non è il primo qua che c'è, che parla di calciomercato. Quindi è abbastanza attendibile come fonte, oserei quasi dire, e Di Marzio aggiunge che la base dell'accordo che si vorrebbe trovare tra Sabatini e appunto i dirigenti del Milan è sulla base dei 15 milioni. Per il momento dice esserci ancora una distanza tra domanda e offerta, però insomma sembra che ci sia della positività sopra l'evolversi in maniera ottimistica di questo affare. Pertanto uno si dovrebbe chiedere tante cose. Innanzitutto da notare come la figura preposta a trattare con i milanisti sia Walter Sabatini. Che cosa avevamo detto? Che Walter Sabatini qui a Bologna è venuto per trattare le cessioni. Si era detto su questo canale già a suo tempo, ed ecco il verificarsi di ciò. Walter Sabatini è stato preso perché è colui predisposto a trattare i giocatori in uscita per piazzarli e fare le plusvalenze. Tant'è vero che Sabatini vive di questo. Per lui il gol non è creare una squadra vincente, per lui il gol è creare una squadra che sappia fare delle plusvalenze. Lui gode di questo, quindi mettiamoci il cuore in pace, perché questa è la direzione. Cosa si era detto? Questo è un progetto plusvalenze, e sotto gli occhi di tutti si sta verificando ciò. Quindi insomma non eravamo stati proprio dei visionari, no, quando l'avevamo detto tempo addietro. Quindi Svanberg, 15 milioni, si sta cercando di piazzarlo al Milan. E perché si fa questo? Perché il Bologna, se riesce ad ottenere in questi giorni, prima che chiude il mercato, questa cifra, che anche se per giugno è comunque una cifra sicura che entrerà, ecco che il Bologna allora potrebbe avere più forza per andare a cercare la punta, ok? Quindi la stanno facendo, stanno accelerando la cessione di un pezzo, in questo caso Mattias Svanberg, che ha tante richieste anche e soprattutto dall'Inghilterra, dove mi pare di aver letto che ci sia il Leicester e il Southampton che sono molto interessati al giocatore, ma il Milan
vuole bruciare tutti e quindi acquistarlo già ora per giugno. Quindi se il Bologna riuscisse a piazzare Svamber 15 milioni, ecco che si aprono scenari diversi per la punta. E purtroppo, fatemi sottolineare purtroppo, se dovesse andare in porto questa trattativa, non purtroppo se dovesse andare in porto Svamber al Milan per 15 milioni e poi vi spiego perché. Purtroppo perché sembra che se il Bologna riuscisse ad avere questo cash, la punta designata per rinforzare il pacchetto d'attacco, udite udite, purtroppo sì, si tratta di nuovo Vladislav Supriaga. Io a questo punto stenderei un velo pietoso, so che ci sono dei miei cari avventori che sarebbero anche contenti dall'accogliere l'attaccante ucraino, però insomma io avevo già dei dubbi la scorsa estate e adesso sono suffragati dal fatto che l'ho visto giocare in Ucraina e ho visto il suo score che recita 11-12 partite, due reti, ok, e in Champions League non ha neanche quasi mai giocato nei gironi. Quindi insomma io ci andrei cauto ad andare a prendere Supriaga spendendo l'ira di Dio, perché quello che ti verrebbe chiesto dalla Dinamo di Kiev praticamente dirotteresti tutti i soldi che acquisisci con l'affare Svanberg su un giocatore d'attacco che dovrebbe risolvere il problema goals, ma con una piccola peculiarità, che il giocatore che si andrebbe a acquistare non ha i goals in carriera. Quindi se questo non è una cosa paradossale, ditemi voi cosa possa essere. Quindi questo è quanto. E nel frattempo, vedendo se Svanberg si riesca o meno a piazzare o no, si valutano altri profili in attacco per l'imminente, che corrispondono sempre alla solita minestra riscaldata. Zaza, inglese, che però sembra allontanarsi perché il nuovo mister del Parma d'Aversa lo vorrebbe trattenere, quindi sembra che inglese possa anche uscire da questo listone. E soprattutto Lammers, che Lammers rappresenterebbe, a mio avviso, l'ultima carta che il Bologna si giocherebbe. In che senso? L'Atalanta non lo vuole far partire con la possibilità della squadra acquirente di poterlo poi acquistare. Lo vuole far partire sì, ma con un prestito secco. Pertanto il Bologna, se vedrà Lammers rimanere all'Atalanta fino alla fine del mercato, potrebbe accettare le richieste dell'Atalanta e prelevare Lammers con la formula del prestito secco. Questo rappresenta il paracadute del Bologna se non riuscisse a piazzare nessun colpo in attacco. Fermo restando che se anche Svanberg dovesse essere ceduto, che poi comunque, ripeto, andrebbe via solamente a giugno e quindi adesso nell'attuale ci rimarrebbe, e noi avessimo la bellezza di andare a acquistare, come sempre facciamo nei mercati invernali, i pezzi grossi, secondo me non sarebbe poi una grande genialata, perché se poi andiamo ad acquistare pezzi grossi del calibro di Zaza, di Inglese, di Lasagna o comunque dello stesso Supriaga, secondo me è un buco dell'acqua annunciato. I pezzi grossi, ok, quelli che dovreste andare ad acquistare poi anche per il futuro, corrispondono a tutt'altri nomi, ok? Corrisponderebbero ai nomi, che ne so, di un Rondon, corrisponderebbero ai nomi di un Timo Pucchi, corrisponderebbero ai nomi anche di un Caicedo se lo prendi già adesso. Sono questi i nomi che ti possono risollevare la zona gol. Non ti possono risollevare la zona gol i Supriaga e i Pellegri. Mi dispiace doverlo ripetere, ma è ripetita Juvent e bisogna sottolineare certe cose. Poi si parla anche di uno scambio con il Cagliari in difesa, dove vedrebbe Calabresi, il nostro terzino sinistro, che alle Venezia poi è un tuttofare perché può giocare da centrale, da terzino destro, può giocare ovunque, ok? Calabresi, no, forse terzino destro, non mi ricordo. Poco importa.
Calabresi si parla di fare uno scambio equo alla pari con il Cagliari prelevando Faragò. Faragò che invece sì, da quello che Transfer Market dice, è un terzino destro o appunto centrocampista destro. Noi centrocampista destri non ne abbiamo bisogno, quindi se lo si prenderebbe per la difesa destra. E Faragò va per i 28 anni perché li compierà a febbraio e ha giocato in Serie A nel Cagliari 99 presenze e 4 reti. Per carità, bisognerebbe sapere in che condizioni fisiche è Faragò, perché a memoria mi pare che anche Faragò sia uno di quei giocatori soggetti a continui infortuni, se la memoria non mi inganna. Ma obiettivamente, se dovesse essere il ragazzo in forma, fare uno scambio Faragò-Calabresi qui ci potrebbe anche stare, fermo restando che non sono certamente quelle operazioni che ti ricorderai, perché non sono quelle operazioni che ti fanno fare ovviamente il salto di qualità. E qui voglio arrivare ad un concetto. Se noi andiamo a prendere sui mercati i Soumarò, i Faragò, i Supriaga, ragazzi, qui a Bologna scordiamoci qualcosa di superiore alla salvezza, perché con questi tipi di giocatori non puoi ottenere altro che la salvezza, ok? Questo sia ben chiaro. Quindi, anche da come la dirigenza parla, come la dirigenza si muove, quello che si evince è che qui a Bologna, ok, nei fatti, questo progetto di voler elevare la classifica del Bologna, portando il Bologna nelle zone alte che corrisponderebbero a piazzamenti di Europa, sono solamente delle parole lasciate al vento. Va bene? Perché poi quello che conta sono i fatti. Quindi questa è la situazione calciomercato ad oggi del Bologna. Miei cari avventori, attivate campanaccio pastorale per rimanere sempre attivi qui dei nuovi video su Luigino Barcalcio, perché ne usciranno veramente di potenti in questi giorni, quindi state sempre all'occhio, allerta, e noi ci sentiamo alle prossime chiacchiere da bar.